A volte diciamo, scherzando ma non troppo, che la prevenzione non è lo sport nazionale. Non si fa prevenzione rispetto alle catastrofi naturali, esattamente come non si fa prevenzione sui beni culturali. Per questo, quello che abbiamo proposto molti anni fa ormai è stato preso soltanto come un tema teorico, invece è un tema dalle grandi implicazioni pratiche. Penso che il problema sia legato ad un approccio culturale del settore, nel senso che il comportamento dei materiali è legato ovviamente alla costituzione, come sono composti, e anche al loro luogo dove stanno, ovvero quelle che possono essere, diciamo, le interazioni che può avere con l'ambiente che sta intorno. Questo concetto qua è un concetto che non è ancora visto nelle sue specificità. E quindi viene più interpretato l'intervento di conservazione come l'intervento di restauro, quantomeno di approccio diretto all'oggetto e non di una verifica e un controllo di come questo invece si comporta nel tempo in funzione di quelle che sono appunto le sue condizioni materiali e il suo comportamento con l'ambiente che lo circonda. Poiché quello di cui c'è più bisogno è un cambio di mentalità, il vero impatto di un progetto come trasmettere al futuro, come di tutti i progetti su questa linea che la Fondazione Cariplo ha finanziato, è favorire il cambio di mentalità tra gli operatori, tra gli addetti ai lavori e tra i decisori. Penso che questo possa rappresentarsi come una specie di rompighiaccio che cerca di frantumare quella che è la cristallizzazione che il sistema ha nel settore. Il processo che è messo in moto con l'esperienza maturata dal Centro di Conservazione e Restauro di Venaria e la volontà di Villa Carlotta di acquisire queste conoscenze per poter portare avanti un programma di conservazione preventiva di un monumento nel suo insieme, sia effettivamente un momento di rottura di un sistema che in questo momento è sempre ancora fermo. Ad astendere e a concentrarsi più che altro al restauro o all'intervento sul singolo oggetto e non a guardare il sistema con il concetto della conservazione preventiva, che ovviamente deve prendere in considerazione il contesto in cui sta il monumento, la sua struttura, il contenitore e tutti gli oggetti che sono all'interno del monumento stesso. Quello che serve è la consapevolezza del valore di una impostazione nuova basata sulla conoscenza, sull'attenzione e sulle competenze. Le competenze sono, a mio modo di vedere, il tema fondamentale, il saper dotare il settore, i musei, le stazioni appaltanti, come si dice, di competenze capaci di applicare le conoscenze tecniche che sono molto avanzate al fine di avere dei beni culturali immobili, dei musei, delle collezioni capaci di reagire agli eventi sarebbe veramente un grande passo in avanti ed è la finalità di questo tipo di iniziativa. Se si può trovare un limite in questo momento nel contesto della conservazione preventiva è quello che è ancora vissuta e affrontata con dei termini molto soggettivi, ovvero lasciando all'interpretazione di chi guarda il monumento, di chi lo legge, di chi lo valuta, il concetto di esprimere un'opinione. La volontà del Centro di Conservazione e Restauro da tempo è quella di rendere il sistema sempre invece più oggettivo, cioè ripetibile nel tempo, come si deve fare a livello scientifico, in una valutazione scientifica di un avanzamento di alterazione, per poter far sì che questa lettura possa essere poi confrontata da più persone, anche diverse, ma dando lo stesso risultato nel tempo. Questo è il vero limite che in questo momento può avere il sistema, gli sistemi attuali applicati nella conservazione preventiva e sui quali invece bisognerà lavorare sempre di più seguendo la prova e le sperimentazioni che stiamo già portando avanti nel Centro Conservazione e Restauro, ma ampliando chiaramente queste capacità anche con il contesto internazionale e nazionale che lavora nel settore.